Vengo, diciamo, adesso al tema, perché ho chiesto alla collega, io stimo molto, Benedetta Palmieri, la quale sono amico, ma la stimo prima di tutto come magistrato, di prendere il posto che doveva essere di Paola Balducci, impegnata in una seduta stamattina della commissione che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Perché c'è un filo rosso che lega agli altri anche la magistratura. È un filo rosso, ci sono diversi magistrati in sala, ci sono diversi avvocati in sala, c'è un filo rosso, può sembrare no, ma invece è così. È un filo rosso che è legato al ruolo, spesso anche in grado del giudice nel prendere posizione su comportamenti nei quali per certi versi può entrare, quando parliamo ad esempio di sicurezza, delle alberature, un fattore fatalità che solo il giudice ha il dovere in qualche modo di soppesare, di analizzare, di capire quanta parte può aver avuto nel portare la responsabilità di una vicenda. C'è un ruolo per il giudice quando si tratta di stabilire qual è la forma di risposta adeguata, non voglio scomodare la parola repressione, ma insomma la forma di risposta adeguata da parte del sistema ordinamentale nei confronti di un po' di ragazzi che una notte di agosto facendo un rave party mandano giù una pianta che stava in sito da 400 anni e ne decretano la fine. La risposta sta nella norma di cui chiaramente diciamo, ci accenderà, e c'è anche però un altro, un terzo filo rosso che lega gli alberi alla magistratura, perché in uno diciamo, degli episodi più crudi e più barbari della lotta alla mafia in Sicilia è accaduto che un movimento spontaneo di persone nella città di Palermo dopo una tragico episodio che ha interessato Giovanni Falcone e la sua consorte che tornavano da Roma in autostrada e dall'aeroporto di Palermo tentavano di raggiungere la città. Voi tutti sapete cosa è successo e sapete anche che nei giorni scorsi palermitani e non solo, nei giorni successivi palermitani e non solo palermitani spontaneamente, senza che come dire in qualche modo si fossero messi d'accordo, hanno trasformato una, devo dire, una non irresistibile, diciamo, dal punto di vista ornamentale, magnolia, cresciuta, diciamo, un po' per caso davanti al portone della casa dove abitava Giovanni Falcone. Tra l'altro era una magnolia, io sono stato a maggio a depositare una targa che, ha voluto altra associazione che si occupa di ambiente, cultura e paesaggio, il FAI, per ricordare il valore universale del simbolo che quell'albero sta a testimoniare. Questa memoria è anche un po' sproporzionata rispetto alle dimensioni dell'edificio, c'è un curioso insieme, diciamo, di impatto visivo. E però questa magnolia ancora oggi, a distanza di oltre 20 anni da quel tragico giorno, è assolutamente coperta da un numero sterminato di cartelli, messaggi, fotografie, sciarpe, tutto quello che può, come dire, testimoniare l'affetto di una gente di ogni età, di ogni provenienza. Ci sono diversi messaggi che sono scritti non in italiano, in altre lingue, quindi è veramente una cosa che se uno la vede non se la dimentica più a vita, e che rappresenta un ulteriore importantissimo filo rosso che lega gli alberi al lavoro che la magistratura fa tutti i giorni. È davvero il simbolo di una potenza relativa fortissima, io ne sono rimasto fortemente suggestionato, devo essere sincero, non me lo scorderò più finché capo. Non vorrei con questo innescare una responsabilità troppo grande sulle spalle di Fiammetta, però ti prego di dirci, diciamo, il senso delle tue riflessioni sul circoscritto aspetto che riguarda il regime forte di tutela che la legge 10 prevede a vantaggio degli alberi monumentali. A te, Fiammetta. Grazie Massimiliano per questa presentazione, spero di essere all'altezza dei complimenti di questa nostra destinataria. Io prima, diciamo, di entrare nel merito e quindi sull'aspetto sanzionatorio che è previsto appunto dalla legge all'articolo 7,4, vorrei fare un piccolo cenno sul significato anche preventivo che ha di prevenzione verso i fenomeni
fenomeni di criminalità che ha il verde, che ha l'ambiente, perché certo l'aspetto sanzionatorio è fondamentale, è un deterrente importantissimo, è stato anche importante, lo vedremo fra poco, come la norma è stata formulata, perché evita, diciamo, una serie di, evita al giudice una serie di problemi. Una norma estremamente chiara, lineare, come diciamo, dovrebbero essere scritte. Però mi piace ricordare, dire che sottolineare come l'importanza del verde, dell'albero monumentale, dell'ambiente in generale, gioca un ruolo fondamentale in tema di prevenzione. Probabilmente uno dei fattori più importanti di prevenzione è l'ambiente circostante, e questo, diciamo, voglio ricordare una ricerca che c'è stata pensare negli Stati Uniti d'America da parte di un sociologo americano, nel quale appunto si sottolineava questo, la tendenza a delinquere dei soggetti è assolutamente condizionata dall'ambiente circostante. Ecco, quindi un ambiente degradato sicuramente favorisce in misura molto importante il soggetto a delinquere, e quindi ecco l'importanza del verde, l'importanza invece di dare rilevanza a questo aspetto è fondamentale per scopo preventivo, ed è importante anche perché è un aspetto, io dico, di uguaglianza sostanziale, cioè l'articolo 3 della Costituzione al comma 2 è uno degli articoli più belli della nostra Costituzione, ci dice che la Repubblica deve adottare tutti quegli strumenti volti a rimuovere gli ostacoli che impediscano lo sviluppo della persona umana e la partecipazione alla vita sociale e politica del Paese. Ecco, io trovo che il verde pubblico, l'importanza del verde pubblico sia proprio uno strumento, uno di questi strumenti che hanno proprio questo scopo, di rimuovere gli ostacoli, di favorire un'uguaglianza sostanziale e di favorire anche un'inclusione. Diciamo, il riferimento che Massimiliano ha fatto all'albero Falcone ne è un esempio assolutamente plastico, cioè l'albero è visto come elemento dinanzi al quale tutti ci ritroviamo, tutti si ritrovano, ragazzi, adulti, persone addirittura di altre nazionalità, quindi che magari non conoscono il paese, però ecco, dinanzi all'albero siamo tutti uguali, ci sentiamo tutti desiderosi e volti, diciamo, con una tensione alla condivisione e alla realizzazione di obiettivi comuni. Quindi questo aspetto secondo me è fondamentale, proprio perché, sempre per quello che ha già detto Massimiliano, l'aspetto sanzionatorio e le norme vengono sempre dopo, cioè l'aspetto da giudice penale. Insomma, io prima di essere consulente al Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio sono stata giudice penale, e sicuramente quindi l'aspetto sanzionatorio è importante, però siccome le sanzioni non possono, il sistema penale non può funzionare, diciamo, se c'è una capillarità della delinquenza, se c'è, è chiaro che è necessario agire molto sulla prevenzione. La sanzione deve essere, ma deve essere sempre un'eccezione che si applica nei pochi casi in cui ci si allontana dalla regola, ma è importante in primo luogo che si conoscano le regole e che appunto ci sia un approccio culturale e non solo sanzionatorio. Quindi assolutamente d'accordo sul discorso che faceva prima Massimiliano. Andando invece, diciamo, più al merito della sanzione, dell'aspetto sanzionatorio, e quindi diciamo della previsione che è stata inserita nella legge al comma 4 dell'articolo 7, appunto, come dicevo prima, innanzitutto benissimo, perché è una norma chiara, una norma che non lascia adito a dubbio, una norma che prevede una tutela speciale per gli alberi monumentali. Inizia con un inciso, cioè salvo che il fatto costituisca reato, e questo appunto in applicazione di un divieto di ne bis in idem che oramai si è esteso anche alle sanzioni amministrative e che appunto è stato recentemente affermato anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Esiste un
divieto di giudicare una persona per uno stesso fatto, anche qualora questo fatto segua una sanzione amministrativa e una sanzione penale, quindi il divieto di un concorso per uno stesso fatto della sanzione amministrativa e della sanzione penale. Quindi appunto la norma parte correttamente con questo inciso e poi va a sanzionare con una tutela di carattere amministrativo, e quindi ecco, questo è anche l'aspetto importante. Il legislatore vuole sottolineare l'aspetto pubblicistico della condotta, l'aspetto pubblicistico connesso appunto al bene, potremmo dire pubblico. Questi alberi monumentali appunto costituiscono, proprio perché sono espressione anche di quell'identità culturale di cui appunto abbiamo parlato tante volte oggi nel corso della giornata, meritano una tutela che va al di là del piano meramente privatistico, e quindi appunto problemi condominiali, problemi del singolo proprietario del bene, ma meritano una tutela che deve essere di carattere pubblicistico. Quindi il legislatore ha diciamo individuato una sanzione amministrativa appunto per sottolineare che per questi alberi, per appunto in ragione dell'espressione del simbolo culturale ed ambientale che essi rappresentano, meritano una sanzione di carattere amministrativo. La condotta è quella dell'abbattimento o del danneggiamento, quindi appunto la condotta che viene sanzionata è l'abbattimento, quindi la distruzione, o anche semplicemente il danneggiamento, quindi l'aggravamento della situazione nella quale si trova l'albero monumentale. Albero monumentale di cui appunto la stessa legge dà una definizione e poi rinvia ad un decreto, e questo anche mi sembra un aspetto molto importante, perché naturalmente la chiara definizione nell'ambito della legge e poi del decreto è importantissima ai fini poi dell'elemento psicologico, perché naturalmente pur trattandosi di una sanzione amministrativa, come tutte le sanzioni amministrative, avrà bisogno, per poter essere comminata, di una preventiva disamina dell'aspetto psicologico, quindi della coscienza e volontà dell'agente, della colpa e del dolo. E quindi è chiaro che sotto questo profilo l'aspetto più importante sarà quello di sottolineare, di provare che l'agente fosse a conoscenza dell'appartenenza e dell'appartenenza e della riconducibilità dell'albero alla categoria dell'albero monumentale, posto che, come abbiamo detto, essere albero monumentale è l'insieme, e come appunto la norma, è l'insieme di una serie di elementi, e quindi appunto è molto importante che questi elementi, come lo sono stati, lo siano, e che ci sia anche una pubblicità dei registri, degli elenchi, perché questo appunto sarà l'aspetto sicuramente su cui maggiormente la norma dovrà essere verificata nel concreto, e quindi sull'aspetto sul quale maggiormente bisognerà fare attenzione. E si fanno salvi poi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato effettuati per casi motivati e improcrastinabili dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere del Corpo Forestale dello Stato. Quindi ecco, qui ovviamente vengono fatti salvi tutti quegli interventi che sono necessari per la sicurezza e per la tutela stessa dell'albero, sulla base di una valutazione tecnica, e quindi qui naturalmente l'autorità amministrativa farà propria e poi il giudice che si troverà nel caso ad applicare a decidere su questa sanzione dovrà appunto far, diciamo, richiamarsi a quella che è la valutazione tecnica degli organismi a ciò preposti, in particolare del Corpo Forestale dello Stato. A parte, diciamo, questa sanzione specifica, e che quindi troverà una diretta applicazione per gli alberi non monumentali, naturalmente la materia delle bellezze naturali, dell'ambiente, è una materia che è presa molto in considerazione anche dal diritto penale, anche se molto spesso a livello contravvenzionale, quindi diciamo
diciamo, con sanzioni diciamo che spesso non hanno quella deterrenza e quell'effettività, perché anche diciamo per i tempi di prescrizione spesso sono destinate, diciamo, da qui appunto anche l'utilità della sanzione amministrativa, che invece è molto più veloce e quindi ha sicuramente una possibilità di effettività maggiori della sanzione penale, che richiede sempre un apparato processuale molto molto complesso e farraginoso, che quindi in alcuni casi può diciamo non essere, essere anche sproporzionato. La tutela penale, diciamo, comunque il sistema penale però ha, diciamo, una serie di sanzioni che si occupano, diciamo, di una serie di previsioni che si occupano della parte dell'ambiente in generale, degli alberi, e quindi appunto qualora non diciamo non fosse applicabile la sanzione penale, c'è la sanzione amministrativa, c'è anche l'apparato penalistico, che è quello appunto previsto dal codice penale all'articolo 734, cioè la distruzione e il deturpamento delle bellezze naturali, con una necessità però qui diciamo di andare a individuare anche una tutela del luogo soggetto a tutela. Quindi mentre, per questo diciamo saluto con maggior favore la norma amministrativa, perché è una norma più diretta e specifica per gli alberi monumentali, da cui probabilmente appunto la necessità di questa norma, mentre invece l'apparato penalistico che c'è comunque richiede una prova del luogo, cioè dell'impatto dell'albero monumentale sul luogo, sul danneggiamento in generale del luogo nel quale si trova l'albero. Quindi di per sé appunto per gli alberi monumentali, per la loro caratteristica, dovrebbe esserci sempre una connessione, però appunto andrà sempre provata, appunto perché nella contravvenzione dell'articolo 734 si occupa di bellezze di tutela, di bellezze naturali, ma che determina un atteggiamento del luogo che è soggetto a una particolare protezione. Poi naturalmente ci sono tutte le sanzioni diciamo di carattere urbanistico, edilizio, e quelli appunto che sono collaterali rispetto agli aspetti più prettamente diciamo ambientali. E poi c'è l'articolo 733 del codice penale, che prevede il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico, artistico nazionale, e che riguarda appunto sempre un deterioramento o danneggiamento da parte del proprietario o del possessore. Questa è una norma appunto che si rivolge al proprietario o al possessore che effettui questo tipo di attività su un'opera propria, qualora dal fatto derivi un documento per il patrimonio archeologico, storico ed artistico nazionale. Quindi appunto in questa norma prevista dal codice penale si richiede da un canto che sia il soggetto proprietario o possessore che effettui la condotta, e dall'altro è sempre necessario che questa condotta determini un impatto sul patrimonio. Quindi anche questo diciamo potrebbe essere appunto sicuramente riconsiderata fra questo l'albero monumentale, che per quello che abbiamo detto sicuramente fa parte del patrimonio storico, anche del patrimonio storico di un ambiente circostante. Quindi ecco la possibilità di ricondurre anche a questa sanzione. E poi in generale abbiamo l'ipotesi dei danneggiamenti, del danneggiamento previsto dall'articolo 635 e del codice penale. Quindi ecco diciamo come tutela specifica del bene ambiente, del bene albero, riconducibile appunto come bene in generale alla tutela prevista per i beni immobili, e per i beni immobili che siano bellezze naturali e che abbiano appunto una caratteristica di identità culturale e naturale del bene pubblico. Quindi diciamo questo più o meno è diciamo il panorama della poi naturalmente vedremo nella pratica, perché ancora purtroppo ovviamente la legge non ha trovato ancora applicazione, e anche è stato opportuno che sia stata una legge nazionale, perché questo diciamo è importante, perché garantisce diciamo un'unitarietà di disciplina su tutto il territorio dello Stato, e attribuisce sicuramente allo Stato in questa materia quel ruolo di coordinamento che è importante
importante che svolga anche in questa materia. Grazie. Mentre parlavi affiorava, diciamo, un sorriso compiaciuto sulle labbra di Roberto. È il materiale estensore dell'articolo 7, si è sentito dire da un magistrato, diciamo, che fa penale, che la norma è scritta bene, quindi non ha potuto trattenersi, e io lo comprendo, nei suoi panni avrei fatto lo stesso. Mi pare molto interessante anche l'osservazione che lega l'articolo 7 e il momento in cui un albero si fa monumento, scattano anche le protezioni previste dal codice penale principale, si forma un sistema, una rete di protezione. Questo, devo dire, tra l'altro è un tema che soprattutto per, la, come dire, per le alberature all'interno dei centri urbani toglie il sonno ai direttori dei giardini comunali, dai quali io sono assediato perché molti di loro sono in processione continua alle procure della Repubblica sparse sul territorio. C'è un fronte che si è aperto da anni fra le procure della Repubblica e i direttori dei giardini comunali, che secondo me ha bisogno di occasioni come queste in cui culture professionali diverse si contaminano a vicenda. Io sono, diciamo così, come alcuni dei miei amici seduti a questo tavolo sanno, un fautore quasi al parossismo di queste occasioni di contaminazioni in cui persone che fanno lavori diversi, che si frequentano poco, però trovano un modo per parlare ma anche di ascoltare gli altri, e più sono lontane le esperienze meglio secondo me fa tutti quanti. Ecco, io credo che forse dovremmo provare anche attraverso quel riferimento che tu hai letto nella seconda nella parte finale dell'articolo 7, in cui si rompe un tabù, tra virgolette, c'è anche questo nella legge 10. Se un albero monumentale, carico di storia, di simbolismo, eccetera, eccetera, è però per qualche ragione arrivato a fine ciclo di vita e mette a repentaglio la vita umana, con dolore, con rammarico, però non ci sono molte altre strade. Il lavoro, come dici tu, è non farcelo arrivare l'albero in quelle condizioni, e anche ai fini della risposta penalistica prevenire piuttosto che agire in repressione. Bisogna giocare d'anticipo, questo è un po' il tema. Chiudo ringraziando tutti a nome del Ministero, del Comitato, delle istituzioni che ci hanno aiutato a realizzare questa giornata. Speriamo di averla onorata nel migliore dei modi. Siamo stati contentissimi per la partecipazione dei ragazzi, l'ho ritrovato nelle parole anche di tanti di voi, e adesso, visto che il decreto attuativo sugli alberi monumentali c'è, tutti quanti, corti giudicanti comprese, cominciamo a darle attuazione. Grazie a tutti. Grazie.